Questo ci ha detto lui, pur essendo libero, perché era prigioniero dell'alcol. Sentiamo la storia di Carmine. Benvenuto, Carmine. Carmine, accanto a te c'è tua figlia, Antonella. Benvenuta anche a te, Antonella. E dopo sentiremo anche lei, perché ha un altro punto di vista. Allora, Carmine, tu avevi perso tua madre, tuo padre e tuo fratello. Era un periodo sicuramente molto difficile della tua vita, erano gli anni 80-90, no? Mi dicevi, ed è il momento in cui tu ti avvicini all'alcol e le luci della tua vita cominciano a cambiare colore. Io penso che iniziai ad indebolirmi, no? Con la mente, e da lì poi iniziai a capire che la situazione stava diventando drammatica quando mancava la birra, il vino o anche l'aceto, no? E tiravi quello che trovavo in casa, bevevi. Ma tu lavoravi? Sì, io lavoravo, non mi mancava assolutamente nulla. Ho iniziato in fabbrica e poi ho saputo nascondere molto bene questo mio disagio, sia mentale che fisico, no? Perché l'alcol porta ad astinenze incredibili. Io poi penso che ho iniziato perché non mi interessava più la vita. Io stavo buttando la vita e questo è un grandissimo sbaglio. Tua moglie cosa faceva in quel periodo? Lei si era accorta chiaramente che tu avevi questo problema con l'alcol? Beh sì, ha avuto tantissima pazienza, tanta. Infatti se oggi la nostra famiglia è ancora unita, salda, è perché per questa pazienza che lei ha avuto. Ma oltre la pazienza, lei cercava di fare qualcosa per farti smettere? Ma in quelle cose nessuno può aiutarti. Poi sei stato anche ricoverato in una struttura specialistica, ma come sei uscito da questa struttura hai ricominciato a bere un'altra volta. Io non sapevo che anche un tantino può farti ricominciare tutto da capo. E da lì sì. Hai ricominciato fino a che ti hanno ricoverato un'altra volta ed era la vigilia di Natale del 2004. Sì. Quindi tu hai passato vigilia e Natale ricoverato in clinica da solo. Sì, certamente. Tu eri da solo, ma anche la tua famiglia era da sola. Io, se non ti dispiace, vorrei far sedere tua figlia dove sei seduto tu per sentire come Antonella ha vissuto tutto questo. Certamente, brava. Grazie, Carmine. Antonella, tu hai 20 anni? 22 anni. La storia di papà alcolista parte negli anni 80 e 90, quindi tu praticamente hai sempre visto accanto a te un papà che aveva dei problemi. Sì. E come la vivevi questa cosa? Sinceramente ora ricordare il passato che ormai è passato, perché papà ha superato, grazie al cielo, questo problema mi è difficile, cioè nel senso passare da quando io bambina mi alzavo la mattina magari alle 7 per andare a scuola e vedevo mio padre che si cucinava la bistecca con gli occhi rossi e quindi soffermarmi su questa sua assenza, tra virgolette, mi faceva del male tantissimo da piccola. Però non ho mai visto mio padre, cioè non mi sono mai vergognata di mio padre, cioè assolutamente, non ho mai, anzi anche quando lui beveva, cioè non faceva mai... Non era violento? No. Ma perché a volte capita che gli alcolisti siano anche violenti. Anzi, scherzavamo insieme, si rideva insieme. E quel Natale del 2004 come te lo ricordi? Proprio l'altro giorno stavo sistemando delle cose a casa e ho trovato una lettera di quando papà appunto andava alla clinica, lettera che io bimba figlia scrissi a mio padre. E niente, appunto dove gli dicevo di farsi forza, che mi mancava un sacco, che non ci doveva deludere, che sapevamo benissimo che ce la poteva fare, ce l'avrebbe potuta fare.
E... niente, ricordo questo... E la solitudine di un Natale senza ricordo papà? Questi... sì. Sì, diciamo questa immagine di una famiglia che non è stata mai realmente unita, ecco. Questo è. Però non... Tu che cosa ricordi di questa rinascita di tuo padre? Questo ritorno alla vita, se vuoi. Ricordo i pianti che mi sono fatta quando mi ha dedicato per la prima volta la mia prima poesia, Antonella. Ricordo l'emozione, cioè indescrivibile. Il pensiero che prima mio padre era in macchina o alla fontana giù del paese da solo a bere, senza avere nessun tipo di rapporto. E poi sapere che mi ha scritto una poesia, cioè... Che è tornato presente a se stesso. Ma tu sei mai andata a recuperarlo in giro per la strada, quando sapevi che era la fontana del paese a bere da solo da qualche altra andava parte? Andava di notte. Cioè, no, com'è? Di notte andavo. No. Eri troppo piccola? Sì. C'è qualcosa che tu vorresti dire a tua figlia rispetto a tutti questi anni in cui lei comunque ti è rimasta vicina, amandoti a prescindere, qualcosa che magari non le hai mai detto prima? Ecco, che non diventi mai come me. Quando... Ecco, io infatti, quando io fino a poco tempo fa dicevo sempre, papà, vedi che io fondamentalmente sono uguale a te, lui mi diceva no, tu non sei uguale a me, tu non faccio, ma no papà, perché molte cose siamo simili. E quindi chiaramente piccola... questa è la sua paura, ma non credo, io la bella vedo bella, bella forte Antonella, non credo, poi comunque ha un padre come te accanto e quindi questo non credo proprio che sia possibile. Carmine, grazie di averci raccontato la tua esperienza, grazie anche a te Antonella, siete davvero una bella famiglia, in bocca al lupo.